con le operazioni che sono praticamente terminate, si attende l'uscita dei vari LEDs e quindi dell'apertura delle gabbie che avviene in questo momento. Partite le cavalle del premio allevamento edizione 2023. Pronti via, subito la più veloce, la Sceriffetta, che addirittura ha respinto l'attacco di Berbera, che alla fine si è adeguata in seconda posizione. Belinda Belle, che segue il treno delle prime in terza. In quarta posizione c'è Deadline con ai fianchi Ersilia, dietro a queste Zittella, poi Lucirex, Fontebranda, Sound of Love e Wallaby, che come al solito si sistema in ultima posizione. Questo è lo schema di gara quando le cavalle hanno percorso già metà dell'arco della curva con il gruppo che è molto sfilacciato. La Sceriffetta adesso ha cercato un pochino di respirare pur rimanendo ancora ben saldamente in testa alla competizione. Berbera che la segue in seconda. In terza posizione c'è Belinda Bell che precede Deadline ed ancora Ersilia, San Pasadora, Love Shots, Zittella, Lucirex. Rex, ancora Sound of Love, Wallaby a completare il quadro delle partecipanti insieme a Fontebranda. Siamo velocemente al passaggio all'intersezione delle piste. Sempre la Sceriffetta davanti con Berbera che mette pressione. Ci prova Belinda Belle in terza corsia a venire avanti. Arrivano anche dal centro della pista, in particolare Deadline, Ersilia, Zittella e ancora Fontebranda. E al centro della pista c'è anche Sound of Love, tornando in cima alla competizione. Gli ultimi 350 metri da percorrere. Belinda Belle che adesso preme sull'acceleratore. La Sceriffetta che cerca di rimanere in quota. Zittella che si invola dal centro della pista. Nel tratto conclusivo, Belinda Belle è davanti a lunga decisa. Belinda Belle che non ha confini per ora e vince l'allevamento. Terza vittoria a seguire nei confronti di Zittella e San Pasadora. Belinda Belle che ottiene così la terza affermazione consecutiva, tutte e tre ottenute in Italia, la figlia di Roaring Lion importata, che sigla di forza e di superiorità con Carlo Fiocchi in sella per il training di Luigi Di Dio. I colori sono quelli della scuderia dell'avvocato. 4 al primo posto, quota in salita peraltro, al secondo posto numero 3 Zittella, seconda come lo scorso anno, e al terzo numero 6 San Pasadora. Da Capannelle per il premio allevamento è tutto.